Non trovo pace con sti capelli. Non so più come cazzo, no. Mamma, ti prego, c'ho un'età, non mi puoi vestire così. L'altro giorno ho incontrato Gigi. Mi fa, ho cacciato l'animale più cattivo che c'è nel bosco. E tu, che animale è? Il cinghialepre. Il cinghialepre, dice, sì, è un animale che da una parte c'ha la testa del cinghiale e dall'altra c'ha la testa della lepre. E come fa a cagare? E lui mi ha detto, è per questo che è cattivo. Ombrelli, qualcuno vuole ombrelli? Signore, vuole ombrello qui davanti? No. Sì, bambina laggiù, qui davanti nessuno vuole ombrelli? Di qua? Ombrelli? Niente, no, niente. È troppo tardi. Due carabinieri attraversano la strada. L'ho capito dall'inizio che lei non era la donna per me. Io la chiamavo Eva, era la prima. Lei mi chiamava Peugeot, ero il 205. Contenti dietro, eh? Ombrelli? Mo voi! Scusa, se sto vendendo ombrelli qua, motivo ci sarà, non è guardi, cioè... E chi vendo così ombrelli? Quando eravamo fidanzati, mia suocera mi diceva, vai a te se vieni a casa, io lo so che fai cose zozze con mia figlia. Allora io mi mettevo nel boschetto vicino casa, sparavo un colpo di fucile, lei scendeva e facciamo sesso. Il giorno dopo un colpo di fucile e sesso. Un colpo di fucile e sesso. Poi hanno aperto la caccia. L'ho ritrovata dopo 3 mesi, è stato confusionale. Ma che bella la caccia, no?